pavia.play.it. Accende il tuo territorio. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è lunedì 26 settembre, il nostro bollettino numero 16, settimana 39, fino tutta la settimana, fino a domenica 2 ottobre. Come ben saprete, il bollettino tratta delle notizie dei lavori stradali che provengono da WhatsApp, da Facebook, dai mass media e dagli enti preposti. Vediamo tutte quelle informazioni che dovrebbero servire per evitare di farvi fare potenziali code. Iniziamo subito con Pavia. Le notizie in questa settimana, fortunatamente, tra virgolette, sono poche. In pratica determinanti o comunque importanti sono due. Continuano i lavori in piazza Marconi. Allora, sembrerebbe che il comune abbia dichiarato di finire i lavori il 31 ottobre. Ci sono alcune polemiche per aver sfruttato dei posti auto, eccetera, ma i lavori continuano, quindi attenzione al cantiere, quindi al restyling completo della piazza. Sappiamo che c'è una ciclabile, va verso San Giuseppe, eccetera, eccetera. Quindi divieto di transito e altre situazioni abbastanza complesse per quanto riguarda il fattore di una scuola che si trova in prossimità della piazza. La seconda situazione a Pavia è la strada da San Martino a Pavia e viceversa, quindi trattiamo di quei lavori per la pista ciclabile che sono in via Gravellone, che sono iniziati ad agosto, per un costo complessivo di circa 460.000 euro, con un tempo stimato di purtroppo chiusura di quella strada per 5 mesi. Quindi continuano le code e disagi, in alcuni casi i disagi si trasformano anche in congestione nelle ore di punta in via Bramante, dove sapete dove si trova. Abbiamo già praticamente concluso Pavia, non abbiamo null'altro da segnalare se non ricordare alcuni lavori appena conclusi. Quindi vabbè, ormai piazza San Giuseppe la sappiamo bene, che abbiamo un nuovo ponte Ghisoni, che abbiamo una serie di divieti ai pedoni, nuovi segnali, sensi unici, eccetera, e nuovi parcheggi che non stiamo più a raccontarvi. E poi vabbè, in corso Cairoli via Santa Maria delle Perti, che vi ricordiamo con lo spazio di traffico operativo, oggi sono passato, c'erano delle belle lucine indicative, Monte Ghisoni è aperto e a questo punto non possiamo che passare alla provincia. Allora, come sappiamo, in quest'ultimo periodo in provincia abbiamo lavori provinciali e di ANAS. Per quanto riguarda i lavori provinciali, dovrebbero essere ancora dovrebbe essere ancora in proroga di chiusura la strada provinciale 2 di navazione per Pairana fino alla fine del mese, quindi in teoria dovrebbe essere pochissimi giorni, i famosi lavori di allargamento. Poi abbiamo visto diversi lavori sulla 617 e sulla 10, entrambi sono strade ANAS, lavori di posa della segnaletica stradale orizzontale, che sicuramente dovrà essere fatta dopo l'asfalto. Non sappiamo esattamente quando e come inizieranno, ma potrebbero già iniziare questa settimana. Poi abbiamo una serie di lavori sempre sulla statale 10, la Padana Inferiore, in provincia di Pavia, e ci sono dei tratti che da Broni verranno, ci saranno dei lavori in corso da Broni fino a Voghera, ci saranno anche dei sensi unici alternati, ma probabilmente dovrebbero iniziare proprio oggi fino al 6 ottobre, dal chilometro 162 al 164. Attenzione che i lavori sono di giorno, quindi molto facilmente moviero, semaforo, senso unico. Poi abbiamo rilevato che ci saranno dei lavori tra il 27, quindi martedì, e mercoledì settembre, dalle ore 21 alle 6, quindi questa è notturna, dal chilometro 158 al 159. Siamo sempre sulla Broni-Voghera. A Casteggio, ma ve lo vedremo più avanti, ci saranno altri lavori dal 6 all'8 ottobre. A Godiasco, la statale del Penice, i lavori continuano. In questo momento il cantiere tra San Desiderio e la località costiera del comune di Godiasco. Poi Ponte della Girola, sappiamo bene che è ancora chiuso fino almeno al 9 di ottobre. Una serie di programmi asfalti oltre Pola, SP15, 127, 59 e 46. Poi una serie di lavori appena conclusi per le provinciali, possiamo ricordare fortunatamente la strada statale 412 Valtidone, Torre Vecchia Pia, qui i lavori si sono conclusi e quindi
teneteci aggiornati, ci saranno altre novità, e anche sull'SP2 da Sant'Elisio al Dirago sono stati conclusi i lavori di asfalto. Attenzione che però in questo caso ci saranno molto probabilmente i lavori per la sistemazione della segnaletica. Siamo nella parte finale, abbiamo una serie di link che andiamo a listare nel testo, sia per gli autovelox sulle province che per la circolazione sulle autostrade. Abbiamo i link sia della A21 e della A7, che sono le autostrade che scorrono nel nostro pavese. Vabbè, a questo punto non mi rimane che invitarvi a seguire il codice della strada, ad avere una dash cam come sempre, come tutte le settimane, di segnale sulle 24 Facebook per tutte le notizie sul traffico. L24 Osservatorio Strade e Pavia Play, rimanete sempre sintonizzati. Se avete osservazioni, aggiornamenti, mi raccomando, è molto importante riportarle nel commento qui sotto. Con questo, prima di salutarvi, vorrei darvi una annotazione per noi importante, che seguiamo le strade, seguiamo quello che è il più grande, la più grande infrastruttura pavese da qui a non so quanti anni, una grandissima impresa che è quella della nuova costruzione del nuovo Ponte della Becca. Sembrerebbe, anzi lo è, così ci ha detto il presidente Palli, che la settimana scorsa, o la settimana che è appena finita, è stato firmato il primo progetto del Ponte della Becca. È stato consegnato, e adesso ci sarà una conferenza dei servizi per alcune osservazioni, poi si dovrà passare al continuo della progettazione. Quanti anni mancheranno al nuovo Ponte della Becca è un bel punto interrogativo. Speriamo non faccia la fine di quello di Vigevano, che è durato tanti anni e che non è ancora concluso. Con questo vi saluto, grandi saluti da parte mia e della redazione di Pavia Play, che ci aiuta sempre. Buona continuazione, buon inizio settimana. Ciao a tutti da Fabrizio.